Afrodita Chef, a Bologna in via di Alto numero 1, è una vera novità a Bologna. Assaggiate le nostre specialità marchigiane. 051 23 24 23. Le specialità sono l'oliva ascolana. Nails 32, estetica, trattamenti viso e corpo, epilazione laser, trattamento e ricostruzione unghie. In via Rialto 32C a Bologna, 051 64 86 497. Hai problemi che non ti fanno dormire? Hai problemi con le banche? Avresti bisogno di un piccolo aiuto economico? Intermedium ha le soluzioni per te. Intermedium si occupa di anomalie bancarie, sovraindebitamento, microcredito ed analizza tutte le situazioni che generano sofferenza nei propri associati. Che tu sia un privato oppure un'impresa, contatta Intermedium ed associati. Troverai la soluzione per i tuoi problemi. I still love you, baby, but it's too hard for me. I don't wanna share it with somebody else. I don't wanna be down. I don't wanna be sad anymore. I don't care. Cari amici, bentornati e bentrovati a questa nuova vetrina di Death Bologna Magazine. Siamo qui a presentarvi la trasmissione che potrete vedere in versione completa su Nuova Rete, canale 110, questa sera alle 19 e domani sera alle 22.30. Puntata tutta particolare, tutta completa di interviste e di attualità. Ci troviamo all'interno dell'associazione professionale Intermedium che ci ospita. Il contenuto della carta dei servizi lo potrete vedere sul sito www.intermediumgens.org, che vedrete anche in sovraimpressione, e comunque ci ospita ed è il nostro main sponsor, come si dice in gergo. Non perdiamo tempo in chiacchiere, perché i contenuti di cui presentiamo solo il trailer per mancanza, ahimè, di tempo, ve li illustra però Chiara, a cui passo la parola dopo i suoi saluti. Grazie Marcello, intanto vi saluto a tutti quanti e vi presento, diciamo, il primo trailer del servizio. Parliamo di Pupi Avati, non solo un grande regista ma anche produttore, sceneggiatore e scrittore. Ha incontrato nello scorso mese di ottobre al teatro Il Celebrazioni di Bologna, nella sua città natale, circa 30 giovani aspiranti attori in occasione della sua masterclass intensiva sulle tecniche di recitazione cinematografiche. Alla fine delle due giornate, Avati ha rilasciato al nostro Marcello una significativa intervista. Nella favola contadina nella quale sono cresciuto, il diavolo era presentissimo. Il racconto appunto gotico che stiamo per fare ha molto a che fare invece con quel cinema degli inizi, ci riporterà addirittura qui nelle valli di Comacchio, quindi in prossimità di... Sì, un po' quello. Io cerco di essere molto concreto, anche perché li considero, e non è un atteggiamento letterario, un po' come fossero i miei figli. Avverto in loro quello che è il sacrificio enorme che vuol dire essere qui, pagare una retta, fare un viaggio, star fuori casa e illudersi che poi tutto questo si traduca in qualche cosa di professionale e continuativo. Questo non accade sempre, anzi accade molto raramente, quindi cercare di tenerli anche molto vicini alla realtà, a quella che è la difficoltà di questa professione. Grazie. Grazie maestro. Cari amici, Pupi Avati è certamente un animale da spettacolo, detto nel senso buono del termine ovviamente, perché secondo me, oltre che stare egregiamente bene dietro la telecamera, questo è un fatto acclarato, secondo me sarebbe bene anche davanti, quasi quasi, che dici Chiara, glielo propongo la prossima volta, secondo me sarebbe bravo anche a fare l'attore, giusto per completare la sua carriera. Ma al di là di queste ciance, passiamo a vedere un momentino che cosa ci propone il secondo servizio, ma questo
non ve lo anticipo io perché ve lo racconterà meglio di me Chiara, vai! Grazie Marcello. Il secondo servizio appunto parlerà del Motor Show. L'edizione 2017 del Motor Show di Bologna Fiere è veramente indimenticabile. Il Motor Show, in svolgimento dal 2 al 10 dicembre, porta in pista più motorsport, più autoshow, più competizioni e più acrobazie. Grande novità di questa edizione è il ritorno a Bologna delle Ferrari, partner etico del Motor Show e anche per quest'anno la fondazione Anta Italia Onlus. Il Motor Show è aperto al pubblico dal 2 al 10 dicembre. Gli orari d'apertura, nei giorni feriali, saranno dalle ore 9 alle ore 18. Nei festivi e nei prefestivi, invece, dalle ore 8 e mezza alle ore 18.30. Saluto per gli spettatori. Veramente difficili, non facilissimi, però sono contento che magari il pubblico si è divertito appunto vedere una Formula 1 girare qui e soprattutto vedere l'emozione di un pit stop. È sempre una grandissima emozione per me, è stata anche la prima volta a provare la F1 del 2009, quindi tantissima emozione anche da quel fatto lì. Cari amici, il tempo a nostra disposizione ahimè è terminato, non ci resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento dall'associazione Intermedium alla trasmissione in onda su Nuova Rete, il canale 110, questa sera alle 19 e domani sera alle 22.30, e ai miei saluti Marcello De Giorgio si associa anche Chiara Melandri, che vi saluta. Esattamente, ormai Marcello ha detto tutto, tutti gli appuntamenti, quindi l'unica cosa che mi resta da dire è che vi mando un grande bacio e che vi saluto. Ciao!